Bentornati cari amici al nostro programma Cristiani Oggi. Siamo qui per la grazia di Dio ancora una volta per annunciare il messaggio della parola di Dio. Questo messaggio sempre attuale perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alcuni si domandano e anche ci domandano, ma Dio parla ancora? Dio parla oggi? Ora, la risposta è assolutamente sì. Il problema non è che Dio non parla, il problema è se l'uomo, se noi, ascoltiamo. È scritto nella Bibbia, e poi dopo sentiremo anche una meditazione da parte del pastore Nuccio Cavone, che è qui con noi in studio. Dicevo, è scritto nella Bibbia, nel libro di Giobbe, Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Abbiamo ricordato in un programma recentemente, in un altro programma, quel verso che dice oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore. È un verso ripetuto varie volte nella Sacra Bibbia. Quindi se Dio ci dice oggi se udite la mia voce non indurite il vostro cuore, vuol dire che Lui sta parlando, ma noi dobbiamo ascoltare la parola del Signore. Vi invitiamo, vi incoraggiamo, vi esortiamo ad ascoltare la voce di Dio, la parola del Signore. Tramite questo programma crediamo che Dio possa farlo, possa parlare. Lo ha fatto nella vita di tante persone. Può raggiungere quanti sono disposti ad ascoltare la sua voce, la sua parola. Rimanete per questa mezz'ora con noi e tratteremo alcuni argomenti riguardanti la parola di Dio, in particolare proprio su questo tema che Dio parla. Adesso abbiamo un'intervista condotta da Catania, da Eliseo Fragnito, che intervista Barbara, che ci racconta la sua storia, la sua esperienza. Poi un bel inno, un video eseguito da Dario De Marco, un cantico intitolato «Quando parlo di Dio così». Seguiteci. Sullo sfondo, cari amici, potete ammirare uno degli scorci della città di Catania. Siamo qui per realizzare delle interviste e ogni qualvolta parliamo con qualcuno notiamo i segni della grazia di Dio, dell'opera straordinaria del Signore che è comune a tutti, ma è anche personale. Quindi ogni individuo ha la sua esperienza personale. E oggi vogliamo parlare un po' con Barbara Fusto, benvenuta al nostro programma. Vogliamo conoscere un pochino la tua persona, chi eri nella tua famiglia di origine e come poi pian piano hai avuto il desiderio di avvicinarti a Dio in maniera più reale, più profonda. Però ne parleremo dopo. Ecco, chi era Barbara un tempo? Sì, allora io sono nata in una famiglia della religione ufficiale, non praticante, ed ero una persona apparentemente normale, mi reputavo comunque una persona a posto, con dei sani principi, e, come ho detto prima, una persona normale, e, con una grande voglia di vivere. E questo mi portò un giorno poi a crescere con questi valori, fin quando poi all'età di 20 anni mi sposai giovane con mio marito, un matrimonio bello ma con molte incomprensioni. Questo creò nella mia vita anche un po' di scompenso. Un matrimonio pieno di litigi, litigavamo spesso, c'erano delle incomprensioni perché comunque mio marito faceva una vita un pochettino sbandata e portava scompenso alla mia vita, al che non ero felice, non ero soddisfatta e mi sentivo vuota dentro. Ecco, notiamo che spesso i grandi sogni, i grandi castelli crollano miseramente di fronte ad una realtà che è ben diversa, a volte cruda, a volte una realtà che ci rende infelici, come dicevi tu. Tu a soli 20 anni hai coronato il tuo sogno d'amore, ma poi ti sei resa conto che poi un sogno non era, ma forse un incubo. Sì, perché non lo sognavo in questo modo.
Per me il matrimonio è una cosa importante e volevo che fosse proprio il sogno della mia vita a tutti gli effetti. Però, come ho detto prima, c'erano molti litigi coniugali e quindi questo portava a scompenso nella vita di coppia. Ecco, in qualche modo hai chiesto aiuto a qualcuno? Ti sei rivolta, non so, a tua madre, a qualche amica? Diciamo che di aiuto ne ho chiesto, però ero anche una persona molto riservata nello stesso tempo. Però comunque qualcuno di importante mi parlò di Gesù e non di una religione, ma di un Gesù vivente che poteva dare quella pace al mio cuore di cui avevo tanto veramente bisogno, che poteva riempire quel vuoto che attanagliava il mio cuore, che poteva dare quella felicità che mi mancava. Così mi regalò una Bibbia che io incominciai a leggere, un libro veramente molto importante che non avevo mai letto prima, e attraverso la lettura della parola di Dio cominciai a vedere la realtà, conobbi Gesù, un Gesù vivente che consolò subito il mio cuore e quelle parole li feci mie. Il Signore nella sua parola mi parlava come se conosceva veramente quello di cui avevo bisogno, ecco, lo sentivo vicino, reale. Compresi l'amore di Dio verso di me, compresi che non ero sola, che Gesù era morto per i miei peccati, che era pronto a liberarmi, a darmi il perdono dei miei peccati. Mi sentivo amata, per la prima volta mi sentivo amata. Sì, quello che tu dici, Barbara, è molto importante, perché a volte noi abbiamo un'opinione sbagliata di noi stessi, anche della realtà, perché ci facciamo i nostri calcoli e giungiamo alle nostre conclusioni. Ma chi veramente vuole conoscere Dio e la verità deve confrontarsi con la sua santa parola, e la parola di Dio mette in discussione tutti i nostri valori e le nostre false sicurezze. Bene, quando tu hai fatto questa esperienza, cosa è successo? Cosa hai avvertito nella tua vita? Intanto continuavo a leggere la parola perché compresi che era la verità. Poi incominciai a frequentare una riunione di culto, fui invitata, andai in chiesa e sempre attraverso la predicazione il Signore parlò al mio cuore attraverso un versetto in Isaia dove diceva che voleva fare una persona nuova di me. E io mi arresi, io in quella sera arresi tutta me stessa al Signore, chiesi perdono, compresi che ero sporca, che in realtà non ero quella persona a posto che mi sentivo di essere, ma avevo veramente bisogno di Gesù, avevo bisogno di essere liberata, avevo un vuoto nel cuore che poteva riempire soltanto Gesù con la sua presenza, e chiesi perdono e il Signore subito mi diede quella pace che non avevo mai provato prima. Ecco, e cos'altro? Perché noi quando parliamo di queste cose sappiamo di che cosa stiamo parlando, ma c'è tanta gente che non riesce a capire cosa significhi sperimentare la presenza di Dio nella nostra vita. Tutto avviene quando veramente ci arrentiamo e chiediamo perdono e veramente moriamo a noi stessi in quel momento e lasciamo il nostro cuore, il nostro essere nelle mani del Signore. È Lui che fa ogni cosa, non siamo noi. Ecco perché io dicevo, è scesa una pace nel cuore, perché in quel momento io ho detto: Signore, perdonami, ti voglio realizzare nella mia vita come Tu sei. E così è stato. Ecco, e sono sicuro che questo poi ha prodotto dei risultati anche nei rapporti con tuo marito, nella casa, nella famiglia. Sì, grazie a Dio mio marito ha accettato Gesù dopo una settimana e insieme siamo andati alle riunioni di culto, insieme il Signore ha parlato al suo cuore e al mio, e nel nostro matrimonio è veramente successo, è rinato il nostro matrimonio, ha preso un'altra piega, veramente eravamo una famiglia cristiana, Gesù era il capo della nostra casa, il capo della nostra vita, quella vita che prima mio marito conduceva l'ha abbandonato, adesso serve il Signore insieme a me, e questo ci ha dato la gioia di vivere, di andare avanti insieme. Senti Barbara, Dio ci aiuta anche nei problemi di tutti i giorni, a volte ci sono problemi pure abbastanza seri, e vorrei che tu parlassi della tua impossibilità di avere dei figli, e anche in questo hai visto la mano di Dio che è intervenuta.
Sì, io in pratica a causa di una malformazione renale non potevo avere figli. Molti medici mi dicevano che era impossibile. Allora giustamente, come potete pensare, per una donna non è semplice accettare una situazione del genere. Ma rendo grazie a Dio perché il Signore ha fatto nella mia vita non uno, non due, ma ben tre miracoli. Il Signore mi ha dato tre figli, ha riempito ancora di più la mia casa di gioia. Questa esperienza la voglio condividere con voi e voglio dirvi che veramente da soli non si può fare, ma con Gesù vicino tutto è possibile. Gesù è venuto nella mia vita, ha dato quella pace, ha riempito quel vuoto e oggi lo vuole fare anche con molti di voi che state ascoltando. Io vi dico che nella persona di Gesù c'è salvezza e che se veramente lo fate entrare nel vostro cuore, Lui cambierà la vostra vita e vi darà tutto pienamente. Che ti sorprendi quando parlo di Dio così, non brillano gli occhi a chi parla di grandi realtà. Amica mia, che forse ti chiedi perché canto di Dio così, non canta col cuore chi ha un messaggio importante. Sai, ti capisco se pensi che questo mio fuoco sia solo pazzia. Ma cosa faresti tu se un giorno come me scoprissi una speranza inestinguibile? La ragione di vita, la soluzione, la risposta alle lacrime. Se lo cerchi davvero, sono certo che lo troverai, ma forse non sai che è Lui che sta già cercando te. Dio ti è vicino più di quanto credi, ma non è una religione, non salvano l'anima regole formalità, no, l'unica strada è davanti a te, se apri il tuo cuore e contempli la croce, è proprio lì che io, un giorno come questo, ho scoperto una speranza inestinguibile, la ragione di vita, la soluzione, la risposta alle lacrime dell'umanità. Oh, io guiderò, non si può nascondere una ricchezza così. Sì, dichiarerò che la risposta è la sola risposta è sì. Prova, prova, credi, credi e vedrai. Credi e vedrai. Prova, prova, credi, credi e vedrai. Credi e vedrai. Prova, prova, credi, credi e vedrai. Credi e vedrai. Prova, credi e vedrai. Proprio oggi qui scoprirai una speranza inestinguibile, la ragione di vita, la soluzione, la risposta alle lacrime dell'umanità. Con me viverai, non si può nascondere una ricchezza così. Con me dichiarerai che
lì. Era Dario De Marco in questo bell'inno per gentile concessione della MV Label. Sto per dare l'indirizzo, invitandovi naturalmente a scriverci. Tempo fa abbiamo ricevuto una bella lettera da parte di Gaetano che dice: sono un detenuto e voglio complimentarmi con voi per tutto quello che fate. Vi ascolto da tanto tempo, mi fate stare bene e mi trasmettete una pace, quella che il mondo non dà. Sono un peccatore, mi trovo in una situazione afflittiva, mi sento solo e abbandonato, però nel mio piccolo credo all'unigenito figlio di Dio, Gesù il Salvatore. Ci chiede anche della corrispondenza, in particolare il libro Solo per Grazia. Gaetano gli abbiamo risposto, naturalmente preghiamo per lui come per tanti altri che ci seguono dagli istituti di pena. Dio sta facendo una grande opera in molti che stanno ricevendo la parola di Dio e ricevendo Gesù nel cuore, anche una vita nuova che Gesù può darla a tutti. Scriveteci anche voi se lo desiderate, invieremo anche a voi il libro Solo per Grazia di Charles Haddon Spurgeon. Ecco il nostro indirizzo, Cristiani Oggi, casella postale 15 00011, Tivoli Terme, Roma. Potete anche mandare una mail all'indirizzo cristianioggitv@assembleedidio.org. Ed ora vogliamo passare all'ascolto della parola del Signore. Abbiamo con noi il pastore Nuccio Cavone che ci parlerà di Gesù, di questo meraviglioso invito di Gesù. Prego. Alla fine del Nuovo Testamento, poco prima dell'Apocalisse, c'è una lettera poco conosciuta, un'epistola agli ebrei, rivolta agli ebrei in particolare, agli ebrei cristiani. E questa lettera è una lettera molto interessante perché traccia proprio il passaggio dall'antico patto al nuovo patto, dalla legge dell'Antico Testamento al nuovo patto in Cristo. E le prime parole di questa lettera sono già abbastanza importanti. Dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio, dopo aver parlato molte volte e in molte maniere. C'è chi pensa che Dio non si curi di noi, c'è chi pensa che Dio non parla. Forse sono quelli che magari vanno a pregare davanti a una statua, la statua non parla, o che vanno a pregare davanti a un'immagine, un quadro, magari un santo, e questo santo non parla. Lo dice anche la parola di Dio, di non rivolgersi alle immagini che non hanno fiato, non hanno la capacità di rispondere. Ma c'è un Dio che parla, e non solo parla, ma parla molte volte e in molte maniere. Non so se si vede alla TV, questo libro è abbastanza spesso, si chiama la Bibbia ed è la dimostrazione che Dio ha parlato. Ha parlato in 66 libri, scritti nel corso di migliaia di anni. Direi che Dio ha parlato in molte maniere, molte volte. Ma vorrei fare anche un piccolo esempio di come Dio ha parlato. Nel libro di Giobbe, nell'Antico Testamento, uno dei libri più antichi della Bibbia, c'è scritto: Dio parla una volta, anche due, ma l'uomo non ci bada. E questo è il punto, che Dio parla, è l'uomo che non vuole ascoltare. Parla per via di sogni, di visioni notturne. Non so se vi è mai capitato in un sogno. Io ho fatto dei sogni pochi, ma alcuni sogni sono stati veramente chiari. Sentivo proprio che Dio mi parlava, Dio mi richiamava. In uno in particolare mi ha terrorizzato. Dio parla. E come parla? Per sogni, visioni. Quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti giacciono assopiti, nel dormiveglia, a letto, magari in un letto d'ospedale o
nella tua cameretta. Quello è il momento in cui magari non stiamo distratti, magari siamo, essendo orizzontali, guardiamo in alto. E finalmente Dio ci può parlare. Spegniamo magari i vari device, radio, telefonino, televisione, e comunichiamo con Dio. Dio parla. Attenzione. Allora Egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa. Questo è l'obiettivo di Dio, salvarci. Dio ha tanto amato l'uomo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui, in Gesù, non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio vuole salvare, vuole darci la vita eterna, a chi ovviamente ha orecchie da udire. È una frase che diceva spesso Gesù, chi ha orecchie da udire oda. Ma com'è? C'è qualcuno che le orecchie non ce l'ha? Ce le abbiamo tutti le orecchie, è che molti non le vogliamo usare. E conoscete tutti quel proverbio che dice non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. E anche nei confronti di Dio. Dio parla più volte attraverso sogni, attraverso a volte anche esperienze della vita o servendosi di qualcuno che ti ha parlato del Signore. E noi facciamo finta di niente o rimandiamo. L'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore. La sofferenza ci parla. Dall'agitazione incessante delle sue ossa, quando ha in avversione il pane, lo ripugnano i cibi più squisiti. Sembra quasi parlare di depressione, di esaurimento. Quando uno arriva a quel punto, Dio ti parla e ti fa capire, vedi che nulla ti soddisfa, vedi che il cibo, i soldi, gli affetti non bastano. Ecco che Dio si fa conoscere e ci parla. Torniamo al nostro testo, quello della lettera agli Ebrei. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. C'è un verso del Vangelo di Giovanni che dice la stessa cosa. Dio, che era fin dal principio, a un certo punto ha fatto questo. La parola è diventata carne, ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e verità. La legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Cristo. Nessuno ha mai veduto il Dio, e qui siamo tutti d'accordo. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre, Gesù, è quello che l'ha fatto conoscere. Facendosi carne, si è messo al nostro livello ed è diventato più comprensibile, è diventato più umano. E noi nel Vangelo scopriamo l'amore di Dio, scopriamo la potenza di Dio, scopriamo la misericordia. E quindi abbiamo un'idea molto più precisa di chi è Dio. Dio, dopo aver parlato nel passato, nell'Antico Testamento, attraverso il dolore, attraverso i profeti, attraverso le esperienze della vita, i sogni, Dio ha parlato recentemente attraverso il suo figliolo. E Gesù come ci ha parlato? Cosa ci ha comunicato? Prima di tutto ci ha comunicato la sua umiltà. È venuto nel mondo in una mangiatoia, non è venuto nel palazzo dei re o nella casa dell'imperatore, in una mangiatoia di una grotta. Ed è venuto per fare una vita umile, povera e per soprattutto andare sulla croce e pagare per me e per te, prendere i nostri peccati e pagare per noi. Questo è venuto a fare Gesù. Dio ci ha parlato attraverso dei fatti, un suo figliolo che ha preso su di sé i nostri peccati e ha pagato al posto mio quello che io dovevo pagare, quello che tu dovevi pagare e che non potevamo pagare con nessuna cifra, l'ha pagato lui. Dio ci ha parlato attraverso il suo figliolo. Le ultime parole del capitolo 2, che voglio condividere con voi, dice: ora,
Se la parola pronunciata nell'antico patto si dimostrò ferma e chi trasgredì e disobbedì ricevette la giusta retribuzione, come scamperemo? E qui è una parola di responsabilità. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ora Dio ha parlato molte volte, in molte maniere, ha mandato suo figlio, ha sacrificato suo figlio per noi. A questo punto, se noi trascuriamo, notate, non dice se noi bestemmiamo, se noi andiamo contro, se noi rinneghiamo, no, se noi trascuriamo, se noi non teniamo conto, se noi rimandiamo una così grande salvezza, noi dovremmo dire: Signore, grazie. Noi dovremmo inginocchiarci, inchinarci davanti a Dio e dire: Signore, grazie che hai mandato Gesù. Grazie che sei venuto a salvarmi. Grazie che non mi hai solo parlato, ma hai agito e sei venuto nel mondo a morire per me. E io non voglio trascurare una così grande salvezza. Voglio esserti grato e negli anni che mi restano o nei giorni che mi restano voglio fare qualcosa per ricambiarti. Voglio in qualche modo intanto annunciare questa buona notizia. Il Signore mi ha salvato, Gesù è morto per me, Dio mi ama. E poi voglio in qualche modo servirlo. Negli anni che mi restano fare qualcosa di buono per Lui. Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza che dopo essere stata annunciata prima dal Signore è stata confermata da quelli che lo avevano udito? E anch'io ti confermo che questa è una grande salvezza. E quindi tu sei doppiamente responsabile, perché Dio sicuramente ha parlato anche a te nel sonno, nel dolore, in tanti modi, attraverso la parola di Dio e oggi anche attraverso un personaggio televisivo che ti ha detto due parole semplici, ma spero chiare. Come scamperai se trascuri una così grande salvezza? Grazie, pastore Nuccio Cavone. Sì, l'invito del Signore è amorevole, è pressante, ma noi abbiamo una grande responsabilità, quella di accettarlo subito. Vogliamo pregare qualche istante. Signore Dio, Padre nostro, ti ringraziamo nel nome di Gesù per la tua grande e infinita misericordia. Ti vogliamo pregare per i nostri amici telespettatori, perché ognuno possa aprire il cuore ed accettare il tuo invito e farlo adesso, mentre ha sentito la tua voce. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, cari amici, siamo ormai alla fine del programma. Vogliamo dirvi grazie di essere stati con noi in questa mezz'ora. Siamo certi che non tanto quello che noi diciamo, ma la parola di Dio, il messaggio del Vangelo, sia quello che attira l'attenzione ed è veramente gradito. Se ci scriverete all'indirizzo che sta per arrivare sulla sigla finale, vi manderemo il libro di Charles Haddon Spurgeon, Solo per Grazia, un bestseller a livello mondiale che ci parla dell'efficacia dell'opera di Cristo Gesù. Grazie di essere stati con noi, l'appuntamento naturalmente è alla prossima trasmissione, quando Dio volendo saremo ancora qui a parlarvi di Gesù. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.